Allora a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e bentornati in Pokémon Ultra Sole. Nono episodio per noi, mi raccomando un bel ultra like di supporto, ci sta tutto, voglio che spaccate il tasto di mi piace. Vi ricordo la maglietta di Ultra Beast qua sotto in descrizione, grazie perché già in più di 10 l'avete acquistata. Un bacione a tutti, veramente, grazie. E quando vi arriverà, ovviamente, metterò tutte le vostre foto che mi invierete appunto sul mio Instagram, qui nella serie. Oggi, ragazzi, abbiamo qualcosa di veramente importante, ma prima vi ricordo che il prossimo episodio uscirà alle 15:30, quindi vi aspetto. Abbiamo un Rockruff da ritirare ed è quello che faremo. Me l'avete scritto in tanti e io ho aspettato il momento giusto appunto per ritirarlo. Hai un Rockruff speciale? Bene. Ragazzi, dono segreto, eccolo che arriva a noi. Oh, finalmente ragazzi, eccolo qui. È veramente figo e ragazzi lo faremo evolvere in forma crepuscolo. Abbiamo un biglietto? Vediamo un po'. Grazie per aver giocato con questo gioco dei Pokémon appunto. Ricordati di ritirare il dono dal postino nel centro Pokémon. Oh, che bello, che bello, che bello. Va bene. Ora puoi ricevere i doni. Vabbè, bla bla bla, questo ragazzi l'abbiamo già fatto. Dobbiamo andare nel centro Pokémon a ritirarlo, ovviamente. E Rockruff, ragazzi, è tanta roba perché si evolverà solo, e dico solo lui, in forma crepuscolo. Licarrock, wow. Ora, cosa fare? Possiamo tipo partire? Sì, dai, continuiamo la nostra avventura. Eccoci qua. Allora, come va Federic? Guarda, sono stanco, è mattina presto, non mi scassare la... Lo scrivete qua sotto voi nei commenti, no, meglio di no. Allora ragazzi, dobbiamo esplorare questa enorme, dico enorme isola, perché abbiamo tante cose da fare, tra cui passare al fotoclub, che è un po' la novità di questo gioco. Però prima dobbiamo ancora esplorare alcuni posti che appunto abbiamo tralasciato. Intanto la grafica qui sotto, ragazzi, è aggiornata solo con i Pokémon ufficiali del team, ovvero quelli che userò al 100%, in questo caso abbiamo Incendio, Decibel e Viscido. Quelli che userò sicuri sono due, ovvero Decibel e Incendio, però Viscido, ragazzi, diciamo l'ho tenuto per ora. Devo vedere se sostituirlo o no, ragazzi, ho veramente tanti tanti dubbi. Adesso andiamo a ritirare il Rockruff, mentre per picchio, ragazzi, ovviamente lo tengo in squadra solo perché è forte, però verrà sostituito da Decibel al momento opportuno, perché Decibel comunque ci mette un po' per evolversi. Allora, dato che ho veramente il volume altissimo nelle orecchie, io vorrei abbassarlo un pochettino, tutto in diretta. Allora, ragazzi, abbiamo il chiamapassaggio Tauros, che adesso ovviamente sfrutteremo. E tramite il chiamapassaggio dovremo sfidare alcuni allenatori che appunto abbiamo lasciato. Con questo andiamo molto più veloce e andiamo anche al cimitero. Fatto ciò, ragazzi, questo sarà un episodio magari un po' più lungo, ma dobbiamo completare quest'isola perché non voglio lasciare nulla di arretrato appunto. È inutile andare avanti se ho lasciato tantissime cose indietro. Ok? Ci manda un Growlithe, che tra l'altro, ragazzi, adoro come Pokémon. Questa mattina tra l'altro è uscito anche il video delle 10, quindi questa è la prima volta che vedete 4 video sul canale. Sì, alle 10 è uscito, ragazzi, la Pixelmon GX, dove ho catturato un Growlithe da aggiungere in squadra. Io adoro Growlithe, facciamo un bel doppio calcio. Vediamo se riusciamo a buttarlo giù, ragazzi. Sì, perché ha fatto un brutto colpo. Ok, sì, ci è andata bene. Ci va un Braciere. Adesso possiamo fargli qualche altra mossa decente, tipo un altro doppio calcio. Perfetto. Dovrei allenarmi un po' noi, Verne, ragazzi, però per ora gli lascio il condivisore esperienza attivo, così che prende tanti punti ogni volta che batto un allenatore. E per quanto riguarda Trambic, è forte perché ha la natura favorevole, quindi più attacco, meno attacco speciale, quindi ragazzi è una belva. Però l'ho già usato in Sole e Luna, e avendolo usato già in Sole e Luna, ragazzi, veramente no. Se no mi sarei preso sicuramente Masdale, mi sarei preso Raichu di Alola, tanti Pokémon che appunto ho già giocato. Allora, passiamo al centro Pokémon, prendiamoci questo Rockruff. Ok, allenatori? Vai, scendiamo dal chiamapassaggio Tauros. Ok, andiamoci a prendere Rockruff. Dov'è? Dove sei? Sei tu? Sei tu, vero? Alola, tu devi essere Federic! Ho un dono segreto per te. Questo dono contiene un Pokémon. Vuoi ritirarlo? No, guarda, tienitelo. Abbiamo ottenuto un Rockruff, ragazzi, che speriamo sia maschio. Perché io volevo il Rockruff maschio. Vediamo un po'.
Oh, guardate quanto è bellino, ragazzi, veramente bello. Si evolverà a livello 25. Mi sembra dalle 5 alle 5 e mezza, una cosa del genere, 5:50. Super giù, ragazzi. Noi lo faremo evolvere alle 5:10 per sicurezza. Ok, ragazzi, a livello 20, 25, credo. Non ricordo, credo 25. Vediamo un po' cosa fare. Possiamo andare avanti, possiamo dargli il soprannome? Oh sì, ragazzi, in questo caso avevo tanti soprannomi per Rockraft, tra cui Remus. Quello di... ragazzi, avete presente Harry Potter? Sicuramente avete presente, ma in questo caso lo chiameremo, ragazzi, Twilight, che mi piace tantissimo. Il Twi... così, si dovrebbe scrivere così? Ok, ecco, la... Light, sì, Light, così. Twilight, ok, Twilight. Giusto per non sbagliare, così mi piace. Vai. E andiamo a vedere anche che statistiche ha. In questo caso il nostro Noivern, o in questo caso Wubat, per... sì, Wubat, ciao. Lui, eccolo qua. Dovrebbe avere, ragazzi, Noibat. Wubat è quell'altro. Noibat dovrebbe avere le statistiche invariate. Mentre questo qua ha più attacco speciale, meno difesa. Ma non era un tipo fisico lui, tipo... Non mi dica che ci siamo beccati quello brutto, perché ragazzi... Vabbè, tanto lo dobbiamo tenere comunque, perché io lo volevo tenere in squadra, ragazzi. Comunque c'ha già Rogodenti, ha già Morso. Ragazzi, questo è praticamente un piccolo... Litten, sì, esattamente, un Thoragat piccolino. Va bene, però lo teniamo questo, ragazzi, che è a livello 10 e tiene anche la bandana. Bello, veramente bello. Voglio dare, ragazzi, appunto al Twilight qua. Vediamo un po'. Insegnargli una mossa, che è appunto Guardileone. Ok, ragazzi, che è veramente forte. Mette sia attacco che attacco speciale. Però non può impararla. Perché ero convinto che potesse impararla? Non lo so. Andiamo avanti, vai. Ora, dobbiamo andare al cimitero. Quindi passiamo da sotto, vai. Cimitero, 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 che dovrebbe trovarsi proprio qua. Ok. Altri Pokémon da prendere in squadra, ragazzi, in realtà non lo so per ora. Cioè, ho in mente qualcuno, ma non si può prendere adesso. Tutto qua. Anche se potrei mettermi un Pokémon di tipo elettro, che può essere o Magnezone, e in questo caso sia acciaio elettro, sia Ampharos. Ampharos, ragazzi, non sarebbe male da aggiungere. Mi piace tantissimo come Pokémon. E potremmo aggiungere lui. Si trova più avanti, si trova leggermente più avanti alla fattoria. Quindi magari... Che dite? Può essere buono Ampharos al posto di Magnezone? Che è comunque anche un tipo acciaio? Secondo me ci può stare, ragazzi, Ampharos. Mi piace poi, tra l'altro, quindi... Usiamo Tauros, così andiamo più veloci. Allora... Anche lui l'avevamo saltato, quindi possiamo sfidarlo. Perfetto. L'abbiamo saltati un po' per andare più veloci, ragazzi, nelle prime parti, in effetti. Ambrogio, che manda in campo. Vediamo un po', un Macro. Macro, perfetto, Macro. Non dovremmo avere problemi con incendio. Vediamo un po' incendio, cosa gli puoi fare. Facciamogli un Rogodenti, 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 dai. Gnammedelo. Ok, bravissimo. Vediamo se riusciamo a far salire un po' anche noi, Bet, perché... Dobbiamo farlo allenare tanto, calcolando che si evolverà, ragazzi, tardissimo. Veramente tardi, Noibet. Però Noivern è una bestia, io lo voglio. Poi un drago volante non sarebbe male. Allora, qui, ragazzi, ci dovrebbe essere appunto il cimitero. Andiamo un attimo a vedere cosa c'è. Cimitero di Auli. Andiamo a vedere cosa c'è, ragazzi. Oh, qua c'è un allenatore. Una antiparalisi. Battiamo questo allenatore. Non so quanti gli allenatori ci saranno, ma secondo me pochi, ragazzi. Li possiamo fare anche tutti in questo episodio. E poi magari in questo episodio andiamo anche nella prossima isola. Secondo me ce la facciamo a fare tutto. Bisogna vedere quanto siamo veloci. Manda in campo Pipipec. Ok. Eccolo qua, Pipipec. Vai, incendio, tocca a te. Allora, livello 9. Ragazzi, ma dato che questi ci mandano i Pokémon così, dico, scarsi, perché già li avremmo dovuti battere prima. Io, ragazzi, ne ho saltati appositamente alcuni, perché sapevo che alcuni Pokémon li avrei presi soltanto alla fine di Mele Mele. Calcolando che prendevo alcuni Pokémon alla fine di Mele Mele, ragazzi, è normale. È normale che ne ho lasciati alcuni.
Così che si potessero allenare. Stridio. Vai. Adesso ragazzi io vorrei allenarmi Rockruff, che conosce già delle buone mosse, tra cui Rogodenti che le ama parecchio. Quindi prima di tutto Pokémon. Prendiamo questo Twilight e lo mettiamo per primo qui, vicino a Decibel, così sostituisco loro ragazzi e alleno particolarmente loro. Ok, possiamo andare avanti, vediamo un po' se c'è qualcosa. Là c'è un MT e un'altra allenatrice. Voilà, ciao, scusi, mi fa passare, devo prendere quella bella MT. Magari c'è qualche buona mossa qui ragazzi, magari tipo spettro. Ci troviamo in un cimitero, quindi sarebbe anche logico. Va bene, vai, manda in capo Pikachu. Perfetto ragazzi, allora Pikachu se lo batto, che sarà sicuramente a livello 10. Il mio Rockruff ragazzi è perfetto contro di lui. Facciamo un bel Rogodente, vediamo un po' quanto riusciamo a levarli. Ci va di Tono Shock, che non dovrebbe levarmi troppo, però ci paralizza e di conseguenza ragazzi siamo anche più lenti. Ok, il Rogodente ragazzi lo mette a metà vita. Un altro colpo a segno e Pikachu ci lascia. Ci va di Simpatia, che ci diminuisce l'attacco, quindi probabilmente adesso non riuscirò a shottarlo. Infatti andiamoci di un altro Rogodenti. Ci va ancora di Simpatia ragazzi, che ci diminuisce ancora e ancora l'attacco. Questo è un Pikachu femmina ragazzi, lo potete vedere dalla coda, che è a forma di cuoricino. Vedete la coda a cuore, vuol dire che è femmina. Oh, 185 punti esperienza ragazzi, che fanno tanto al nostro Rockruff ragazzi. Quasi livello 11, l'abbiamo appena preso. Ok, scendiamo dalla carica Tauros. Io voglio capire ragazzi i poteri di questo, vediamo un po', di Rotomdex. Ciao Rotom, tutto bene? Ah, oh, Rotom Roll, perfetto, vai vai. Speriamo ragazzi più punti esperienza per noi, vediamo un po'. Vai. Più punti esperienza questi sono. Due stat roll. Ok, così ci aumenta un po' tutte le statistiche adesso. Confidenza! MT 100 è la mossa che appunto usava questa tipa qua, per diminuire l'attacco. Ok. Pensavo ragazzi che mi dava qualche potere strano. L'altra volta mi ha dato un potere, non so come dirlo ragazzi, però mi faceva aumentare l'esperienza in battaglia. Non so ogni quanto arriva questo potere in realtà. Andiamoci di... magari ci abbiamo un revitalizzante, una super pozione, dai, una super pozioncina a lui. Sì, dai. Ci abbiamo anche un antiparalisi. Sì, le avevo comprate. Eccole qua. Ok, e Twilight è a posto. Ciao, come va? Tutto bene? Dai, fammi salire a livello 11. Magari nella grafica qua sotto, ragazzi, per ora vi metto anche Trambic. Non lo so, vediamo... vediamo, ci penso e più tardi, mentre monto il video, vedo se metterà anche Trambic. Vediamo. Eccolo qua ragazzi, questo ci dà tanti punti di esperienza. Vai, 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 il mio bel Rockruff. Facciamogli un bel Rogodenti. Questo ragazzi ci dovrebbe dare parecchi punti di esperienza. E Pini, botta, attenzione a botta, che ci leva pochissimo e ci fa anche brutto colpo. Brutto colpo ci leva 2 PS. Pensate se non ci faceva brutto colpo. Ci avrebbe levato 1 PS. Vai. 147 punti di esperienza. Siamo a livello 11. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 11 e mezzo. No, meno 11 e mezzo. E abbiamo sconfitto Angelina. Dai, perfetto. Bravo Rockruff. Così che ti alleni un po'. Hai bisogno veramente di allenamento. Perché col fatto che l'abbiamo presi tutti alla fine di Mele Mele, ci troviamo con Decibel e il Twilight. È come se avessi fatto Mele Mele con solo incendio. Sì, praticamente sì. Dai, vediamo, vediamo un attimo. Perché anche Mac probabilmente non sarà un membro effettivo. Ragazzi, ci sono tanti di quei Pokémon che voglio aggiungere al team, che sarà difficile. Sarà difficile proprio scegliere. Scegliere qualcuno sarà difficile. Però Ampharos, quasi quasi ci faccio un pensiero, A me non è da escludere Ampharos. Ok ragazzi, credo che qui ho fatto tutto. Ho preso tutto? È più piccolo di quanto mi ricordassi. Va bene, pensavo ci fosse più roba da fare ragazzi. Invece no, va bene. Allenatori miei, possiamo continuare, tornare in città e magari... ah ecco, possiamo spaccare queste, va? Perfetto, per prendere gli strumenti che abbiamo lasciato. Tra cui il pezzo stella.
Ecco, io vorrei vedere se ci sono altre di queste rocce da frantumare in giro per la mappa. Ce ne dovrebbero essere parecchie in realtà. Ok, siamo in zona commerciale. Dobbiamo andare al fotoclub, quindi laggiù. Anche se adesso magari è aperto. Ah, adesso ragazzi possiamo anche entrare qua dentro. Eh sì, ragazzi, adesso è aperto. Oh, ragazzi, adesso è il centro commerciale. Ma che figo. Cosa c'è da fare qua? Qua si possono comprare souvenir. Qua non si può andare. Andiamo su di qua. Qua questo sembra essere un palco. Capite? A proposito, è in corso la sfilata delle star del Poké Passaggio. Potrai ammirare alcuni preziosi compagni di viaggio di ogni allenatore. Perché non ti fermi a dare un'occhiata? Vabbè, ragazzi, diamo un'occhiata, vediamo un po'. Spettacolo imperdibile, addirittura. Ammirate le nostre star del Poké Passaggio. Ecco, a voi Taros, il Pokémon. Oh mio Dio, ragazzi. Non mi dici che tutti passano con un Poké Passaggio e tutti gli fanno le foto? Vediamo se hanno aggiunto qualche Poké Passaggio, ragazzi, diverso. Bello Tauros. Però, sinceramente, di vedere tutte le star una per una. Che dice lei? Ah, chi chiami il Poké Passaggio rivide a qualche fattoria lontana. Interessante questa cosa. Wow! Dicami. Che succede? Che succede? Questo istante è terrificante. Ehi tu! Se cercavi un posto tranquillo e raffinato per rifocillarti, dammi retta. Sei nel posto sbagliato. Allora mi dire che questo, ragazzi, è un posto per fare le lotte? Buffet lotta, infatti. L'unico limite è il tuo stomaco. Lasciati guidare dalle papille gustative. Non mi dire che ogni volta dobbiamo sfidare qualcuno, ragazzi, perché adesso proprio. No, non ho molta fame, sai com'è? Adesso no, se no non finiamo più la parte, ragazzi. Allora, qua ci sono da sfidare gli allenatori anche mentre si mangia. Perfetto, io quando mangio sinceramente voglio stare tranquillo. Qualunque sia il tuo stadio evolutivo, se ti è abbastanza affezionato posso insegnargli una mossa davvero speciale. Una mossa combinata, che dici, vuoi che gli insegni? No. Alla mia età ho molto tempo libero e ho deciso di aiutare i giovani allenatori. Voglio trasmettere loro le mie conoscenze sulle mosse. Va bene. Ah, peccato, nessuno di miei Pokémon può imparare. Qua invece c'è qualcos'altro? Un valore inestimabile le vostre pietre. Vediamo un po' cosa mi vendete, va? Sono curioso. Adamasfera? No, ragazzi, qui si possono comprare la Adamasfera e tutte le altre sfere per palche di alga Giratina. Fantastico, gemma rossa, gemma blu. No, fantastico ragazzi. E infatti qua si possono trovare i leggendari, Pokémon Oltraluna. Ora sappiamo dove andare a reperire le pietre poi quando sarà. Però costano tanto, ho visto veramente tanto. C'è un negozio di vestiti? Salve, scusi. Compra, voglio comprare qualcosa, finalmente mi voglio cambiare un po' i vestiti. Camicia, oh mio Dio ragazzi, quanto costano queste? E queste però sono eleganti, eh. What? 500.000? Madonna mia! Oh! No, vabbè. Ragazzi, ma sono bellissimi. Occhiali da sole metallici. No, vabbè. Ma costano troppo, ragazzi, costano troppo qua. Questo è un negozio di veramente lusso. Fantastico. Ok, abbiamo esplorato tutto il centro commerciale. E ragazzi, abbiamo visto che qui ci sono strumenti veramente interessanti da prendere. Anche vestiti molto costosi che ovviamente voglio prendere perché non posso andare in giro come uno straccione. Qui abbiamo, vediamo un po', qua per tagliarsi i capelli, qua per i vestiti classici. Possiamo anche cambiarci dei vestiti classicissimi. Tanto perché me l'avete chiesto nei commenti, quindi possiamo farlo. Compriamo dei vestiti normali, non voglio spendere troppo, eh. Ok? Camicia di Alola, nera. Questa è bella, questa mi piace. Prendo questa. Sì, dai, prendo questa. Abbiamo anche quella rossa. No, nera mi piace, ragazzi, a me il nero e il bianco fa impazzire in realtà. Ma c'hanno anche le magliette nere classiche. No, voglio quella di Alola. Mi piace.
Allora, andiamo a vedere i pantaloni. Pinocchietto, Pinocchietto nero, Pinocchietto rosso, giallo. Io direi un bel Pinocchietto nero, ragazzi. Così stiamo tutti in tema. Che dite? Altro che Team Skull qua. Calzoni bianchi, calzoni corti neri. Come se c'hai i calzini lunghi? No, calzini corti neri. Allora, vai. Vestimi tutto nero. Qui non ci sono articoli, cappelli, nero. Oh, ecco qua, ragazzi. Carino. Decente, almeno, decente. Con le scarpe rosse, poi tutta in tinta nera. Che to' dica fa? Entriamo. Cambia lenti a contatto. Giusto, cambia il colore degli occhi. Veramente. Camicia di Alola. Poi mettiamo il pinocchietto nero. Poi ci mettiamo anche i calzini corti. Poi ci mettiamo, ragazzi, il cappello così. Oh, cambiati e via. Così che abbiamo fatto anche questo. Me l'avete richiesto. E vabbè, dai, siamo carini, siamo abbastanza carini, direi. Ma sì, ci può stare. Oh, con le scarpe rosse poi, ragazzi, spicco da 20 km che mi guardano. Guarda, guarda che robetta, top. Allora, ragazzi, no, le scarpe rosse, ragazzi, mi piacciono perché se vedete il vestito è molto particolare perché è tutto nero e bianco, ok? Però le scarpe stanno a pennello, veramente a pennello con lo zainetto, che comunque nero e bianco, vedete? Quindi ci sta veramente bene, secondo me. E poi, scusate. Sono no, il migliore estetista, ciao, stilista della città. Possiamo andare qua, va? Fotoclub. Vediamo che cosa dobbiamo fare al fotoclub. Eccoci qua. Vai. Fotoclub. Ok. Wow, un allenatore con il supercerchio Z, benvenuto. Qui la fotoclub di Alola puoi scattare foto con i tuoi Pokémon preferiti, scegliendo le pose che più ti piacciono. Devi assolutamente provare, è il massimo. Wow. Qui puoi preparare il set per la sessione fotografica. Ok. Rivolti verso l'obiettivo, così mi piace. Sì. Pokémon Twilight. Mettiamo anche Decibel, che mi piace. Anzi no, mettiamo ragazzi incendio. Vai, Toraget minimo, ragazzi. Ok, B. Inizia la sessione fotografica. Ok, chiedi al Pokémon di assumere le pose più adatte per ottenere il risultato. Ok, come si fa? Qua. Una sequenza di foto. Sicuramente, ragazzi, non ci capisco tanto, eh. Ah, qua posso scegliere poi la foto che ho scattato. Ragazzi, sinceramente, di scattare foto a me poco interessa. A me interessa combattere. E queste sono le cose che, non so, non mi hanno mai attirato più di tanto in questi giochi. Vi dirò la verità, eh. Non lo so, magari facciamo così. In questo episodio mi scrivete un vostro parere qui sotto sul fotoclub. Poi naturalmente lo vedrò più io off camera. Magari me lo studio un attimo, lo vedo. Perché anche per me è la prima volta, no? Ci fa un regalo. Che ci regala l'album per mettere le foto. Magari, ragazzi, un episodio solo lo dedichiamo al fotoclub per capire un attimo come funziona. Vedete, ragazzi, quante cose si possono fare? Sì, si possono fare veramente tantissime cose. E possiamo andare nel Festive Plaza, appunto, a condividere le nostre foto. Va bene. Gli sfondi a disposizione aumenteranno grazie a Rotom, man mano che visiti posti diversi. Torna a scattare delle foto. Via via che esplori nuove isole durante la tua avventura. Ah, ok. Grazie, va bene. Tutto qua? Ciao, quanto sei bellino! Guardalo. Ti fisso, ti fisso, ti fisso. Ciao! Una piruetta a destra. Vediamo se mi segue. Ah, ragazzi, sarebbe stato troppo bello veramente se i Pokémon mi seguissero nell'avventura. Ciao, bello! Cosa c'è qua? Ah, ma questo è il set fotografico, ragazzi. Giustamente in green screen, cos'è che vuoi fare? Un po' come me, no, ragazzi, lo sfondo.
Uguale. Io ho il green screen. Andiamo di qua. Fatto ciò, dovrebbe arrivare Au. Oh, ehi Federic, eccolo qua. Oddio, gli si è voluto, ragazzi. Gli si è voluto. Hai fatto una foto con Rockraft? Scommetto che siete entrambi super fotogenici. Comunque è ora di andare ad Akala, la nostra prossima destinazione. Ok, andiamo. Non gli chiedo perché non vuole fare foto, sennò poi... E me lo dice lo stesso, io tornerò un'altra volta, ma dai! Quando mi metto a fare foto di Dratriz non finiscono più. Continuo a rifarle e a decorarle fino a quando non sono perfette. Non voglio farti aspettare. Chissà che prove ci aspettano. Chissà. Oi là, Federic! Au, la barca è pronta, possiamo partire. Ah, professore, ecco, in realtà mi piacerebbe andare fino ad Akala con Mantine. E pensavo che anche Federic potrebbe venire con me. Mantine? Esatto, il Mantine deve spiaggiare Big Wave, lungo il percorso 2. Capisco. E va bene, Au. In fondo viaggiare con i Pokémon è una parte importante del giro delle isole. Evviva! Allora ci andiamo anche a Akala. Vai, Federic, ti aspetto alla spiaggia Big Wave. Il percorso 2. Ragazzi, fighissimo. Possiamo raggiungere la casa direttamente col Surf Mantine. È incredibile. Ok, qua già cambia un po' il gioco, Posso chiederti un favore, Federic? Certo, dimmi di che si tratta. Vorrei aiutare questo piccolino nebulino a tornare a casa. Lui mi ha salvata quando ero in difficoltà, quindi ora tocca a me fare qualcosa per lui. Però non sono un'allenatrice, da sola non posso fare molto. Ma tu, se mi aiutassi... Mi rendo conto che ti sto chiedendo un grosso favore, però... ecco... Capisco, comunque se dovessi scoprire qualcosa di utile, fammelo sapere. Te ne sarei molto grata. Quindi spero che non ti dispiace se veniamo anche noi sulla prossima isola. Sì, mi dispiace. Molto, mi dispiace anche. Vabbè. Dettagli, ragazzi. Andiamo a provare il Surf Mantine che... Oh, finalmente, ragazzi, dopo 8, 9, questo è il 9 episodio, posso finalmente vedere qualcosa di diverso. Ma qualcosa di diverso veramente concreto, perché se tu mi cambi due sprite e mi ci metti l'ultra pattuglia al posto dei fondazioni dei tipi della fondazione Aether, sinceramente per me resta uguale il gioco. Però così già cambia parecchio. Oh, cosa vedono le mie pupille? Il ciondolo del giro delle isole, il Normium Z e il Luctium Z. Guarda, io l'ho messo dentro la sacchetta. Vabbè, hai superato la prova di Lia e la grande prova di Ala, quindi complimenti. Oh, professor Oak di Alola. Oh, ciao, mi presento, sono Manuel Oak. Sono un ricercatore e fra le altre cose mi occupo dei Pokémon dominanti. Perché così grandi? E perché sono avvolti da un'aura? Non ti poni anche tu questi quesiti? Certo. Precisamente, allora lascia che ti dia un suggerimento interessante. Puoi ottenere un Pokémon simile a uno dominante raccogliendo degli adesivi. Gli adesivi del dominante. Puoi trovare gli adesivi un po' dappertutto, staccarli e portarli con te. Raccogli nei venti e ti darò un Gumshoes. Allora ti affido questo compito, Federic. Se il professor Kugli ti ha affidato un Rotom, sono sicuro di poter contare su di te. Rototom! Eccolo qua. Potrai trovarmi alla spiaggia di Kantai, ad Akala, e puoi raggiungere con Surf Mantine. A presto! Ragazzi, 20 adesivi, noi ne abbiamo presi circa una quindicina. O poco più. Allora, Surf Mantine, ragazzi, andiamo giù. Vai. Spiaggia Big Wave. Allora, Surf Mantine lì. Vai. Scusate, ci sono anch'io. Sai com'è? Allora, ah, quindi voi due siete amici. E già, stiamo facendo il giro delle isole insieme. La nostra prossima tappa è Akala. Allora siete riusciti a battere Ala. Mentre sarà contento di dare un passaggio a due allenatori così in gamba. Già. Hai visto, sì? Yeah, che bello, come funziona? Provate a parlare con Mantine. Allora, ragazzi, io direi che per questo episodio è anche tutto. Siamo arrivati a 30 minuti. Wow, non pensavo di arrivare a così tanto tempo. E comunque ci vediamo alle 3:30 con un prossimo episodio. Quindi oggi non è che vi lascio senza Surf Mantine, ovviamente. Solo che dovevamo finire un attimo tutta... quest'isola, perché avevamo lasciato talmente tante cose che ovviamente ho dovuto farle in questo video. Niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando un bel like, un commento, iscriviti al canale per non perdere tutti i prossimi video. E nulla, come dico sempre, allora, è più facile finire con questo saluto che finire con allora. Ciao, ragazzi.